Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Belluno Economia. Ospite in studio con noi oggi è Mattia Stevanin, che assieme a Marco Feltrin è socio fondatore della startup bellunese Drup. Bentrovato Mattia. Grazie. Una startup, la vostra, che si occupa di logistica e di spedizioni auto e che è attiva sul nostro territorio e che ha ampliato ulteriormente i propri servizi. Allora, ce ne può parlare? Allora, per introdurre, Caricar non è altro che siamo spedizionieri digitali, quindi ci occupiamo di spedire automobili in tutta Italia ed Europa. La parola chiave è digitale, nel senso che utilizziamo la tecnologia, in questo caso una piattaforma web, quindi un sito web, per semplificare tutti i processi di spedizione. È semplicissimo, basta andare nel nostro sito e prenotare il trasporto e la bisarca oppure un conducente verrà nel domicilio a ritirare il veicolo e poi a consegnarlo. Da cosa nasce questa proposta? Allora, noi siamo partiti nel 2020 con delle interviste, quindi abbiamo cominciato a intervistare potenziali clienti, come ad esempio i concessionari e i rivenditori di auto. E abbiamo scoperto che avevano delle esigenze, tra l'altro sempre più stringenti, nate anche purtroppo dal Covid. Queste esigenze erano legate appunto alle spedizioni di auto, in quanto il cliente non poteva più andare nello showroom e quindi loro si sono trovati a dover vendere l'auto online. Cos'è successo? Che quest'auto, una volta venduta online, bisogna spedirla e non erano strutturati molti di questi per fare ciò e quindi cercavano attivamente una soluzione, tant'è che quando gli abbiamo proposto la nostra, la reazione era sempre di finalmente qualcuno l'ha fatto, quindi questo ci fa sempre molto piacere. Una proposta certamente innovativa, ecco, diciamo così. Sì, nella sua semplicità magari in superficie sembra semplice, in realtà dietro c'è un lavoro molto, molto complesso e impegnativo, però abbiamo reso una cosa complessa molto semplice e utilizzabile da chiunque, quindi questo aiuta sicuramente a far crescere il business dei nostri clienti. Ecco, ci dica Mattia, qual è un po' il vostro target di riferimento? Allora, noi lavoriamo anche con privati, ma il nostro target principale è il business. In questo caso parliamo di rivenditori, concessionari, ma anche grandi aziende con grandi flotte aziendali. Questi sono i nostri principali clienti in quanto hanno una duplice esigenza, quella del rifornimento di veicoli. Adesso tra l'altro si parla spesso di mancanza di materia prima in quanto la produzione è ferma, quindi è sempre più necessario avere merce e rotazione all'interno dello showroom, quindi per approvvigionamento parliamo di rivenditori e concessionari che banalmente acquistano un'auto da rivendere e dall'altro lato anche la consegna al cliente finale che facciamo sia con bisarca sia con conducente. Ecco, se dovessimo dire così un pochino quali sono anche le auto che vengono più consegnate, diciamo così, anche per avere una lettura di come va il mercato. Certo, allora il leader è sempre la Panda, quindi la Fiat Panda, poi abbiamo anche Smart, moltissime Alfa Romeo, parlando un po' anche dei nostri numeri, ad oggi abbiamo più di 300 concessionarie iscritte, più o meno 1.000-1.500 richieste al mese che puntiamo a portare a 10.000 appunto con l'apertura ai privati e con la collaborazione che stiamo portando avanti con subito.it motori e con automobile.it. Ecco, questo è un tema molto interessante, ci parla un pochino delle collaborazioni non solo con queste realtà ma so che anche con il Politecnico di Torino siete diciamo associati, coinvolti. Ecco. Certo, sì, allora il Politecnico di Torino ci sta dando una mano a crescere. Parlando di queste collaborazioni, per citare qualche numero, il mercato dell'auto usato in Europa è il più grande mercato retail, parliamo di 500 miliardi e è uno dei settori meno tecnologici, in quanto ancora tutto il processo viene fatto presso il dealer, quindi il concessionario. Cosa sta succedendo? Stanno crescendo e ce ne sono sempre di più i cosiddetti marketplace, che sono banalmente dei siti dove si possono acquistare delle auto, come ad esempio in UK molto conosciuto è Cazoo, che fattura più o meno 1 miliardo di euro all'anno, quindi è ancora una fetta molto piccola di mercato.
Quindi con questa nascita di piattaforme tecnologiche di vendita online c'è sempre più necessità di una logistica associata, un po' come è stata con Amazon o con tutti gli e-commerce che sono nati negli ultimi anni. Noi facciamo semplicemente la stessa cosa con le auto, proponiamo una soluzione tecnologica come ad esempio i nostri widget o le nostre API, che sono semplicemente degli strumenti che permettono ad altre piattaforme, marketplace, e-commerce, di comunicare col nostro portale e quindi di agevolare il processo di spedizione dei veicoli. Concretamente, diciamo, l'utente che cosa deve fare Allora, l'utente, se è esso privato o concessionario, basta che vada nel nostro sito caricar.it e c'è tutta una procedura molto molto semplice, senza impegno per scoprire il prezzo e poi una volta che il prezzo, insomma, se è in linea con le aspettative del cliente, semplicemente comincia un processo in cui richiediamo una serie di dati e poi il trasporto può essere seguito come quando si segue un pacco Amazon o un pacco di qualsiasi altro corriere. Ecco, se dovessimo così un po' tracciare anche l'impressione comunque dei vostri clienti, un pochino qual è l'approccio che voi riscontrate, che cosa ne pensano? Allora, le nostre recensioni parlano da sole, nel senso che siamo vicini alle 5 stelle, noi ci teniamo molto a soddisfare nella maniera migliore il nostro cliente. Sono tutti molto contenti sia per le nostre tariffe, sia per la semplicità e sia per le tempistiche, in quanto noi, con tutta la nostra rete di trasportatori, che è molto molto grande, riusciamo a offrire delle garanzie sia di tempo sia di servizio cosiddetto porta a porta, nel senso che con la bisarca arriviamo dove può arrivare fisicamente, con il conducente te la portano a casa e ti spiegano anche tutto il veicolo. Obiettivi futuri? Allora, uno dei nostri obiettivi principali è cominciare a lavorare con una casa madre. Abbiamo già qualche contatto con dei brand che non posso nominare. E poi espanderci anche in Europa, uno dei mercati che abbiamo qui vicino e che è uno dei più importanti, se non il più importante, ovviamente è la Germania, e quindi abbiamo anche delle ottiche di espansione oltre che di consolidamento nel territorio italiano, dove comunque siamo presenti in tutta Italia. Ecco, allora, buon lavoro Mattia Stevanin, a lei, al suo socio Marco Feltrin, a tutto il vostro staff ovviamente che vi segue per queste progettualità e complimenti per la vostra attività innovativa, una startup bellunese, insomma, che insomma, si fa conoscere e distinguere in tutto il mondo, ecco, con le sue attività, con le sue possibilità. Quindi davvero, davvero complimenti e buon lavoro Grazie nuovamente. mille. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.